Levante incontra i ragazzi al Giffoni Film Festival e inizia raccontando un aneddoto non legato alla musica, ma al cinema. Io mi chiamo Claudia. Mi chiamo Claudia soltanto che quando ero ragazzina, intorno ai 12 anni, era un agosto afosissimo in provincia di Catania, a Palagonia, noia mortale, e Olga, questa mia amichetta, scherzando, mi disse Levante, e poi scoprì col tempo che Levante era il personaggio del Ciclone, Levante libero e selvaggia, un film uscito in quegli anni lì, un film molto fortunato di Pieraccioni, e a me è toccato il nome da uomo di questo protagonista. Poi con gli anni io, ripensando a tutto il mio percorso, al significato che ha il mio nome, che vuol dire lo zoppo, il claudicante è colui che zoppica, Levante è colui che si alza in piedi, quindi mi è parso un po' come se mi avesse cambiato il destino, e questa cosa mi è piaciuta moltissimo. È stato fantastico vederla così spontanea, così tranquilla, è stato davvero un piacere. Io seguo Levante da parecchio, quindi mi piace molto, ero molto contenta di questo incontro e si vede che comunque è una persona molto sincera, chi la segue lo sa. Mi ha sorpreso tanto perché ho trovato una ragazza totalmente umile dal mio punto di vista, e cosa che magari può non trasparire, diciamo, da quella che è la sua immagine social, e questa cosa mi è piaciuta molto. La settima arte non ha molta di mistichezza, ma la magia l'ha trovata fin da piccola nella musica, creatività e caos. La magia, Into the Magic, la magia è ovunque, la magia è in qualsiasi cosa tu la voglia vedere. Io l'ho vista per esempio nella musica, quindi essere dentro la magia è un modo di essere, di vivere. Mai, mai mettere ordine nel proprio caos. Il caos è fondamentale, almeno per me lo è, perché è nel caos che riesco a ritrovare le mie cose, capisci? Se tu mi ordini tutto quello che io ho disordinato, poi non ho più appigli, quindi il caos per me è veramente la regola per poter fare le cose belle. Nella vita conta sempre il coraggio, avere il coraggio di realizzare i propri sogni, questo per esempio è molto importante da ricordare tutti i giorni.